Luigi Di Maio ha commentato il caso Rimborsopoli, i parlamentari che utilizzavano trucchetti per evitare di effettuare i bonifici delle rendicontazioni, parlando di mele marce, una battuta poco felice, molto poco intelligente per il leader di un partito che deve recuperare voti nella fascia di età tra i 40 e i 60 anni, perché ricorda molto quello che dissero di Mario Chiesa, il quale replicò alla leadership del partito che lo accusava di essere solo un mariuolo. Bene, adesso vi racconto come è fatto il resto del cestino. È lecito aspettarsi che qualcuno adesso cominci a raccontare come è fatto, cosa contiene il cestino del Movimento 5 Stelle. Parlando proprio di Luigi Di Maio, nel suo caso, dando per scontato che non ci siano irregolarità, lui ha sempre voluto fare il leader del Movimento 5 Stelle, quindi diamo per scontato che le sue rendicontazioni siano veritiere, corrette e non contengano illeciti, però è proprio interessante vedere come spende i soldi che non restituisce, i soldi che rendiconta. Io ho fatto un'elaborazione sul sito maquantospendi.it delle rendicontazioni riportate su tirendiconto.it e viene fuori che Di Maio è il primo nella classifica alla voce eventi sul territorio. Gli eventi sul territorio lui spende circa 159.000 euro fino a gennaio 2017. Il secondo in questa classifica è Roberto Fico, la terza è Carla Ruocco. Roberto Fico e Carla Ruocco hanno spese inferiori e sono circa un terzo di quello che spende Luigi Di Maio. Di Maio spende circa 3.000 euro al mese, più di 3.000 euro al mese per eventi sul territorio. È una voce che non contiene le missioni come vicepresidente della Camera, non contiene il vitto, non contiene l'alloggio, non contiene le spese telefoniche, non contiene le spese di viaggio. È una voce a sé. Non contiene tutta la logistica intorno a un viaggio che il parlamentare fa per esempio, spiegare una proposta di legge, parlare con gli elettori, incontrare gli attivisti, eccetera. Eventi sul territorio, 159.000 euro fino a gennaio 2017. Sarebbe il caso che Di Maio pubblicasse gli scontrini di queste spese, che sono anomale perché lui da solo spende circa il 10% di tutto il gruppo per quella voce, eventi sul territorio. La spesa media di un parlamentare del movimento è meno di 500 euro al mese e lui ne spende 3.059 al mese. Pubblicate tutti gli scontrini per farci capire come avete speso questi soldi. Io sono Marco Canestrari e ho lavorato dal 2007 al 2010 in Casaleggio Associati nello staff di Beppe Grillo. Insieme a Nicola Biondo ho scritto Supernova, come è stato ucciso il Movimento 5 Stelle, in cui raccontiamo la nascita e l'omicidio del movimento, chi sono i mandanti, i luoghi del delitto, le armi del delitto, e da un punto di vista privilegiato perché noi eravamo lì dove le cose succedevano. Se volete leggere il libro lo trovate su supernova5stelle.it oppure su tutti i negozi di libri digitali come Amazon, iBooks, Google Play e IBS. Se volete potete anche lasciare un commento per dirmi come la pensate.